mio padre. Voleva vedere suo padre? Ma chi è venuto a lei? Mio cugino. Mio cugino è una bellissima sorpresa, senza dubbio. Vabbè, ma stavano lavorando, caro. Il padre poteva venire. Però magari vedere mio padre e fargli vedere, guarda va che sto facendo, guarda. E se mai visto piangere, sappi che era un'illusione ottica. E mi è dispiaciuto non vederlo. Ce la fai a raccontare? No, ma non è nulla di che, mi aspettavo altro. Però mi aspettavo magari mio padre. Invece non è venuto. Te lo dirò, il nostro vecchio giorno era stato per favore non piangere, non ci rimanere mai. Mi sono fatta forza fino ad oggi e oggi sono scoppiata. Dalla prima ho soltanto magari perso quella sfida. Potevo esserci io ad abbracciare il mio ragazzo. Oh, questa è la famiglia. Eh? Vabbè, ma pure chi l'ha visto non sta bene, guarda Enrico. Chi c'è? I Carufi ci è rimasto un po' male perché voleva i genitori. Tutti con i genitori. Mi aspettavo mio padre che prendesse un aereo e arrivasse qua. Invece non l'ha fatto. Ha chiamato mio cugino che stava parlando di macchina da qua. E ha detto vai tu. E ha detto vai tu che stai più vicino. Come stava? Non so io dove sbaglio, io sono stato di tutto di più qua dentro. Perché una volta uscito voglio fargli vedere che cosa sto facendo da solo, senza il loro aiuto. Perché ancora non t'ha visto? Perché fidati, se t'avessi visto, stava qua, veniva a piedi. Garufi comunque è un bravo ragazzo, è un ragazzo fortissimo, intelligente. Sicuramente i genitori si ricrederanno. Io sono arrivato qua solo. Ho fatto tutto solo, loro non sapevano nulla. E io sono veramente qua per dimostrare a mio padre che da solo, senza il suo aiuto, io posso fare veramente. Ma loro in questa esperienza come l'hanno presa? Nel senso. Male. Cioè, se fosse stato per loro, io qua non ci sarei. Il mio padre pensa che io sia un tipo molto superficiale. E io sto capendo ad oggi che veramente sto avendo dei cambiamenti, una crescita personale. E quello che voglio dimostrare tanto a mio padre, da solo, con le mie forze posso fare tanto, no? Certo. Io sono sempre quello col sorriso, simpatico, di qua, sempre che scherza, però a volte mi sento un po' solo, no? Perché quella figura maschile che tutti hanno avuto, magari io non ce l'ho. Questo mi dispiace, ma ti capisco. Anch'io ho cercato negli anni in qualche modo di trovare un punto d'incontro perché pensavo che più gli dessi soddisfazioni, più lui mi potesse volere bene. Però ti capisco perché voler dimostrare spesso è un modo per voler dire voglio più bene. Però a volte c'è solo chi non lo sa fare e noi ci dobbiamo rassegnare, capito? La figura maschile è un esempio che noi possiamo prendere da chiunque. Quindi per essere uomini non bisogna per forza avere i padri, i fratelli perfetti. Ma se siamo bravi, se possiamo andare verso una strada, ce la creiamo il nostro e la personifichiamo, cerchiamo di essere più simili possibile a questa cosa. Vabbè. E tu ti posso dire che sei sulla buona strada. Grazie mille, istruttore. Va bene. Tu nell'istruttore Davi vedo una bella figura di un uomo che con semplici parole ti dà tanto. Sempre in gamba. Grazie mille, istruttore. E se la vita ti impone degli ostacoli, devi andare oltre a questi ostacoli. Ci vediamo dopo. A dopo, grazie. L'istruttore Davi ha trovato le parole giuste per far tornare il sorriso a Garufi. Ma ora deve raggiungere i suoi colleghi riuniti per il consueto incontro settimanale.